Guardate questi aerei. È del tutto normale che essi non rilascino alcuna traccia visibile al loro passaggio, nessuna scia di condensazione. Questi sono filmati di soli pochi anni or sono. Le contrails sono un fenomeno molto raro, in quanto affinché esse si possano formare, si deve verificare un mix di parametri fisico-atmosferici idonei, e cioè il velivolo deve sorvolare ad un'altitudine superiore agli 8000 metri, vi deve essere una temperatura inferiore ai 40 gradi centigradi sotto lo zero, deve sussistere un'umidità relativa vicina o superiore al 70%. Questi parametri, è bene evidenziarlo, devono coincidere. È acclarato che ad elevate quote l'umidità relativa è sempre molto bassa e spesso prossima allo 0%. Ciò chiarisce che le scie di condensazione comunemente non si formano alle nostre latitudini. Ma che cosa è cambiato da alcuni anni a questa parte? Per quale motivo ora quasi tutti gli aeroplani civili e militari rilasciano scie di tipo persistente e non persistente? Esse sembrano essere il frutto del fenomeno della condensazione e per tali le spacciano, ma sono invece il prodotto di aerosol chimico-biologico deliberato. Assodato che la fisica dell'atmosfera non è cambiata, a cosa dobbiamo imputare questo nuovo ed inquietante fenomeno? Per quale motivo i nostri cieli oggi sono spesso velati, bianchicci, striati, privi di formazioni nuvolose naturali? Dov'è finito il nostro cielo blu? E dove sono finite le nubi da bel tempo delle giornate di alta pressione? Curioso è notare come i cieli non deturpati si possano ora ammirare solo in Siria ed in Libia. La conclusione è una sola. Quelle che vedete non sono scie di condensazione, così come istituzioni, media di regime e disinformazione istituzionalizzata vogliono farvi credere, ma sono il risultato di scellerate operazioni di aerosol clandestine, operazioni nelle quali sono coinvolte sia le compagnie di volo commerciali, sia l'aeronautica militare. Per quanto riguarda i voli commerciali, ciò è dovuto all'aggiunta di speciali additivi nei carburanti, come ad esempio lo Stadis 450. Ribadiamo che se fossero in uso i carburanti di solo una quindicina di anni fa, nessun aereo rilascerebbe scie di alcun tipo ed i nostri cieli sarebbero ancora quelli di un tempo. Questo programma di geoingegneria prevede la diffusione di nanoparticolato di metalli elettroconduttivi e di polimeri e rientra in un progetto globale nascosto da segreto militare e per il quale cooperano governi ed istituzioni, mentre a pagare, sia in termini economici, sia in termini di salute umana, siamo noi cittadini, trattati alla stregua di cavie da laboratorio. Vi piace vivere e morire come topi? Chi vuole un futuro esca dal sonno e chieda verità e giustizia. È giunta l'ora di chiedere il conto ai nostri aguzzini.